Rosario Iaquinta? Beh, come inizio è una bella domanda. Io da piccolino abitavo a Cosenza e dal quinto piano vedevo un'officina giù che era la mitica officina del preparatore cosentino Savaia. Lì gareggiavano i più grossi big calabresi, vedevo queste automobili che venivano elaborate, le 500, le 850 coupé. Ricordo la Giulietta SS, io sognavo, vedevo poi che uscivano lì da quell'officina, provavano questa vettura prima delle gare. Ricordo quei tempi, correvano ad Avellino sulla cronoscalata di Montevergine, se non sbaglio, qualcosa del genere. Vedevo quelle 500 che addirittura venivano trainate con due fori davanti, un asse rigido rimorchiata da un'altra macchina, il pilota dentro che dormiva tutta la notte guidando questa macchina trainata, si arrivava ad Avellino, Salerno, e vedevo queste cose e sognavo, perché ero piccolo, potevo avere un 16 anni, 17 anni. Frequentavo questa officina, ricordo, con dei modellini, andavo giù con i modellini piccolini di una Lancia HF e me le elaboravo, perché io sognavo di elaborarmi la macchinina piccolina in un'officina dove si facevano macchine da corsa vere. Ricordo le immagini dei fratelli Casciaro, ricordo le immagini del Domenico Scola quando era a suo tempo giovanotto, ecco, che veniva in questa officina a guardare la propria vettura che il Savaia elaborava. Il tempo passò, poi io mi diedi un po' alla gioventù, praticamente mi distaccai da questi pensieri. Fin quando poi, dopo il servizio militare congedato, mi decisi di acquistare un'automobile per correrci, un'automobile vera. Per caso incontrai Guido Minervini di Cosenza. Lui aveva una Simca Rally 2 e io decisi con lui poi di acquistare una 112 Abarth. E con grandi sacrifici, perché ero un impiegato, lavoravo in una concessionaria BMW a Cosenza, pertanto sacrificavo altre spese pur di acquistare ricambi e accessori per allestire questa vettura. Comunque questa vettura fu allestita, la prima gara per tagliarla in... un particolare importante prima è il momento in cui si decise cosa fare, qual erano la documentazione per andare a correre, a gareggiare, che mi dissero: ci vedi che lì c'è una sede che è la Cosenza Corse, vai lì, perché tutti i piloti... Che andai col mio Vespone, perché mi muovevo con un Vespone, i primi Vesponi, quelli maggiorati, eccetera eccetera, andai in questa sede alla Cosenza Corse e lì trovai Franco Molinaro e Gaetano Tropea, che erano, diciamo, due factotum della scuderia. Entrai e dissi: buongiorno, volevo sapere che cosa bisogna fare per diventare piloti. E questi mi guardarono e mi dissero: dice, guarda, ma tu di dove sei? Vediamo, cioè, iniziarono ad aprire un certo dialogo. Io gli dissi: guarda, sono uno che lavora qui, ho comprato questa macchina, la stiamo preparando. Per la preparazione ci pensa tutto Guido Minervini, lo conoscete? Sì, lo conosciamo. Come no? Da Guido sei? Perché ero proprio completamente appena arrivato in questo mondo. E mi cominciarono a dare una lista di visite mediche, documenti, fra cui ricordo l'elettroencefalogramma. Mai avevo sentito parlare di un elettroencefalogramma. Quindi tutte queste cose, andai, feci tutte queste cose, mi licenziai. E Guido Minervino, insieme a un altro gruppo di Cosenza, Sergio Perri, Franco Incutto, tutti piloti veterani,
mi portarono con loro a gareggiare la prima gara a Capaccio, la prima edizione della Capaccio Pestum. Lì praticamente io andai a correre con questa macchina, ma non sapevo, cioè mi avevano spiegato che c'era il semaforo, che si partiva, che chi impiegava meno tempo vinceva, questa era chiara la cosa, no? Però non pensavo mai, una categoria della 112 Abarth c'era una trentina di concorrenti, fra cui si parlava di un mitico famoso bazooka. Dice, c'è uno che si chiama Angelo Marino, che si iscrive con il pseudonimo Bazooka, e attenzione perché quello lì se non si regola fa subito i reclami, e uno, e io avevo 19 anni, 20 anni, guardavo, cercavo di capire chi era questo Bazooka, cioè, il nome Bazooka, tu immagini una cosa, invece era un signorotto piccolino, basso, che era all'arrivo tutto ben organizzato con un camper. E ricordo si fecero le prove andarono anche non molto bene perché mi sembra che una delle due salite ebbe un problema di pescaggio, insomma una roba così, si arrivò alla gara e non lo dimenticherò mai, feci questa prima mia competizione, la prima gara della mia vita, ricordo la tuta me la vendette, me la prestò Guido Minervini, il casco, insomma sa le cose che si fanno. E arrivai su all'arrivo, parco chiuso lì al Capaccio Pestum, ricordo ancora a memoria l'unica cosa, uno dei pochi dati della mia vita, 3 minuti e 11 secondi. Vedetti la classifica e ho visto che ero primo lì della lista e ho guardato. Nel frattempo che stavo guardando arrivavano tutti gli amici di Cosenza che correvano anche con queste 112, che era la categoria più difficile che c'era. E mi facevano così, chi così, chi così. E io guardavo se dietro di me c'era qualcun altro, invece ero io. E poi guardavo loro e guardavo questa lista. E vedetti, la quinta Bazooka. Non riuscivo a capire, un momento, però poi subito mi sono dovuto per forza rendere conto perché mi hanno detto, come hai fatto? Hai vinto? Sei primo, hai vinto? E mi ricordo proprio gli amici così, io come si chiudo forte, tutte queste cose non le dimentico mai. Nel frattempo vedo arrivare da dietro un agglomerato di persone questo signorotto che era Angelo Bazooka. Oddio, adesso mi dirà qualche cosa, perché invece questo qui mi dice, tu sei a quinta? Sì, dice, vieni con me che ti faccio bere qualcosa, e mi invitò ad entrare nel suo camper. Io ho detto, adesso mi dirà, ti faccio un reclamo, adesso chiamiamo le forze dell'ordine, sai, io pensavo chissà cosa. Bravo, dice, ma sei andato proprio forte. Dice, caspita, chi te la fa la macchina? Inizia a parlare seriamente e mi dice, ma tu cosa facevi prima? Ho detto, io guarda, per la verità lo sport che faccio, sempre fatto sport, ero un arbitro di calcio. Perché in questo mondo nessuno sa che io a 16 anni feci il corso d'arbitraggio e a 18 anni arbitravo in promozione. Ero un arbitro di calcio, mio padre era un arbitro della CAN, della Federazione Nazionale, voleva che io facessi la sua carriera, che però ho dismesso poi per l'automobilismo. Quindi raccontai queste cose a questo Bazooka, che poi Angelo Marino purtroppo scomparso pochi mesi fa, e mi raccontò anche la sua vita, mi disse bravo eccetera eccetera, insomma, e ci fu questa cosa. Da lì io capii che insomma sia pure per un istinto naturale, senza nessuna tecnica eccetera eccetera, poteva essere cosa di continuare, e continuai con questa 112. Poi, senza voler bruciare le tappe, raccontiamo poi il resto, se volete racconto anche che cosa è successo dopo la storia della 112. Dopo la storia della 112 successe che nel 1985, nel mese di marzo, la Renault Italia presentò l'R5 GT Turbo. Presentò l'R5 GT Turbo, io in quanto dipendente avevo la busta paga, ricordo andai dal concessionario di Cosenza e firmai il primo finanziamento DIAC, Financial Service, non mi ricordo come si chiama, comunque era DIAC, e feci un finanziamento per acquistare questo R5 GT Turbo. Era la prima vettura nella concessionaria dove praticamente tutti i dipendenti erano lì a farsi le fotografie vicino a questa autovettura.
Io comprai questa autovettura da questo concessionario, la ritirai senza targhe, ma come lei i tappetini, le targhe? No, no, dico, guarda, non mi servono, datemi la macchina, perché dovevo scappare da Guido per smontare la macchina. Perché la macchina era da preparare subito. Nessuno si permetteva di... una cosa inavvicinabile, la tecnica, la tecnologia di quella macchina. In quei tempi a noi ci serviva la macchina per smontarla, pensa un po', cioè, le cose pazzoidi. Quei periodi non era come oggi, che c'era la possibilità di trovare tante autovetture. Oggi, quei tempi, se volevi un'autovettura competitiva, dovevi comprarla nuova. Quindi l'R5 Turbo era appena uscita, non c'era nessuno che l'aveva e io l'ho dovuta comprare nuova. La comprai nuova e la portai da Guido. Guardi, dopo mi portate le targhe da Guido, lasciate le targhe lì e i tappeti, non vi preoccupate, ce la mettiamo su strada noi, senza spiegare a loro cosa avevamo fatto. Appena arriva Guido, che era ansioso di smontare questa macchina, smontammo la macchina, le barre dietro per regolare, cercare di capire cosa bisognava fare. La macchina tutta smontata, senza i cerchi, senza i sedili, non c'era più niente perché stavamo montando le barre. Arriva, mi ricordo questo particolare, il funzionario della concessionaria Renault a portare le targhe nell'officina con i tappetini della macchina. Mi ricordo, entrò lì, quando entrò lì vedete la macchina, oddio, 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 che cosa avete fatto, cosa è successo a questa macchina? Non pensavo, ma siete capaci di rimontare questa macchina? Cioè, guarda, non la rimonteremo più perché questa automobile l'abbiamo acquistata per farla gareggiare. Immagino. E quindi pensavo di essere il primo, in effetti in Italia ero il primo, però andai a fare subito una gara in Sicilia, combinazione, c'erano già tre macchine uguali alle mie. Quindi ci hai già risposto alla seconda e alla terza domanda con questa prima, con questo tuo primo exploit. Ci dovresti raccontare la tua prima gara, ma anche questa ce l'hai già raccontata. La prima vittoria è stata lo stesso col 112, la tua prima vittoria di un assoluto. Beh, allora c'è un piccolo passaggio che dobbiamo fare prima, perché poi nel 90 decisi di comprare un Formula 3. Comprai un Formula 3 per gareggiare nelle salite. E del Formula 3 ne parleremo, sì. C'è una domanda ben specifica, quindi sì, ne parleremo dopo. Sì, comprai questa macchina, poi visto che le vetture che vincevano di più nelle salite erano i prototipi, decisi di acquistare una Giada, che era una vettura di un progetto inglese, sia pur fatta in Italia, poi successivamente tramutatasi in Siginolfi, perché Siginolfi rilevò questo progetto e fece le sue macchine. Il mio primo assoluto, come i miei assoluti, sono un po' difficili da raccontarsi, perché l'assoluto a me non ha mai dato un grande entusiasmo. Sì, perché negli anni ho preferito badare più alle gare di campionato italiano, alle regolamentazioni dei campionati italiani, e non ad avere la vettura per l'assoluto. Mi spiego. Gli anni che c'erano i coefficienti migliori per vincere l'italiano, io correvo con le classi più piccole, a suo tempo il motore Alfa Romeo P2, la CN2. L'assoluto per me è stato sempre, sì, un assoluto è sempre un assoluto, ma avrei potuto farne tanti, ma tanti di più di quelli che ho fatto oggi. Bastava comprare una macchina d'assoluto, fare le gare nelle nostre zone. Di quei tempi c'erano le gare, non so, non titolate, dove sia pur con dei concorrenti molto molto forti, ma certo non quelli che io incontravo ogni domenica nelle gare di campionato italiano. Basta vedere solo che io correvo con le macchine di campionato italiano, quando gareggiavo qui mi capitava anche di fare gli assoluti, però io poi ritornavo sempre nelle gare di campionato italiano, e quante volte non ho fatto la Coppa Sila, però ho fatto l'assoluto anche in Sila quando ci sono stato. Ho fatto l'assoluto alla gara lì a Paola, alla Crocetta, quando ci sono stato una volta. Ho fatto l'assoluto al Pollino, ho fatto l'assoluto a Luzzi, ho fatto l'assoluto quando ho potuto partecipare alle gare.
E per le nostre gare non ho mai avuto la macchina di assoluto, cioè è difficile. Privilegiavi il campionato. Privilegiavo la regolamentazione del campionato e mi toccava venire a correre qui. Quando avevo la macchina d'assoluto che ho gareggiato, diciamo, nelle gare, ho fatto anche gli assoluti, ma li ho fatti anche nelle gare di campionato italiano. Con il Formula 3000 ne ho vinte tante di gare, ma anche con la Siginolfi motorizzata BMW. Io ho gareggiato con le categorie piccole, ma con i più forti concorrenti. Io ho perso il campionato italiano nel 97 assoluto della montagna in una categoria P2 dove con me correva Savoldi. Io parleremo anche di questo, ci sono domande sui duelli. Quindi il mio primo assoluto quasi quasi non lo ricordo, perché sono tutte vittorie per me, no? L'assoluto fatto, per dire, alla Luci Sambucina, non so, nel 2007, è uguale alla vittoria di classe con record magari del 2013 fatto alla Trento Bondone. Ecco, per dire, per me sempre vittorie sono. Capito. Io non faccio distinzione fra la vittoria di classe e la vittoria d'assoluto, perché una vittoria di classe in classe P2 o CN2 dove io ho gareggiato vale molto di più di un assoluto da solo, o magari con 3, 4, 5 rispettabilissimi concorrenti. Ho sempre ragionato in termini di campionato e non di vittorie. Ecco. Mai mi sono costruito un'automobile solo per l'assoluto. Passiamo alla prossima domanda. Qual è il tuo rapporto con gli avversari? Fuori dalle competizioni è un rapporto bellissimo, molto, molto amichevole, molto. Però il rapporto con gli avversari sui campi di gara, per me l'avversario è avversario e va trattato come tale già dalle verifiche della gara. Ma voglio dire, va trattato con strategia, perché qualunque cosa si dice sui campi di gara può essere un input per dare idea all'avversario di fare qualche cosa che tu hai. Quindi pesi ogni parola con ogni parola è importante. Qualunque cosa tu dici può far partire un'idea a lui, perché lui poi possa fare qualcosa su di te. Quindi l'avversario va tenuto in considerazione già da quando si arriva sul campo di gara. Ecco, già lì c'è un'etica che tu devi mantenere, che a me in parte hanno insegnato e in parte l'ho imparato con l'esperienza. Con l'esperienza. Nella tua lunga carriera hai potuto guidare tante vetture diverse, soprattutto sport e formula: Osella, Picchio, Sino, Filola. Puoi descrivercele? Quale ti è rimasta più nel cuore? Beh, la vettura che mi è rimasta più nel cuore è la Siginolfi. E la Siginolfi perché ancora credo che oggi sia una macchina che potrebbe dire la sua, nonostante è una macchina a cui il concetto progettuale risale al 94-95. Però penso che oggi ancora potrebbe essere una macchina, proprio per la sua semplicità costruttiva, potrebbe essere una macchina ancora competitiva. Quella è quella che mi è piaciuta di più. Devo dire però che le vetture sostanzialmente mi sono piaciute tante, tutte. Il prototipo, non c'è un prototipo che ti piace di più, uno che ti piace di meno. Il prototipo ti piace solo secondo come lo puoi regolare, come lo puoi, come dire, sistemare telaisticamente. Io ho visto l'addosso. Sì, è quello, sì, che è fondamentale. Sì, siccome in questi ultimi anni siamo riusciti a sistemarci con il team Catapano la P21, che adesso ho un po', come dire, abbandonato per altri motivi, anche perché poi non lo so perché, ma passa sempre l'età, si va avanti di più e non si sa mai da grandi quello che bisogna fare. Ogni tanto cerco di capire, di dismettere il dischetto dei 30 anni nella testa, però non mi accorgo che, insomma, bisognerebbe cambiarlo. Ancora non so.
Prototipi oggi per me è la vettura più bella che ci possa essere da guidare, soprattutto nelle salite. È una vettura che consiglio a tutti, è una vettura molto professionale. Quindi più il prototipo che il formula, è quello che ti ha Molto, dato più molto di più, emozioni, sì. molto di più, molto di più. Certo, l'emozione del formula ci vorrebbe un'intervista a parte, magari una domanda a parte, perché il formula. Quando io guidai la prima volta il Formula 3000, appena dismessi dall'Europeo 3000, Ci arriviamo comunque al 3000. C'è una fu domanda. un'esperienza veramente unica. Invece, vuoi raccontarci la stagione del 1999, l'anno in cui sei diventato campione italiano? Il primo campionato italiano, sì. Venivo già da un'esperienza. Venivo già da un'esperienza molto dura che fu quella di aver perso il campionato nel 97. Perso il campionato nel 97 perché su Savoldi quei tempi bastava che alle ultime due gare arrivassi secondo, però ero così giovane, così che comunque le ultime due gare arrivare secondo non era possibile, dovevo comunque vincere. Le ultime due gare ebbi due incidenti di quelli stupidi proprio, quindi Savoldi vinse il campionato italiano su di me. Pilota fortissimo. Io ho avuto il piacere, mi vanto di dire, di aver gareggiato con i piloti più forti della storia dell'automobilismo della salita. Io non auguro mai a nessuno di poter correre contro Savoldi, contro Zardo, contro a suo tempo Jagger, Irlando. Anche di Cioè, questo. io dico che arrivavo nel 99, arrivavo forte da questa esperienza del Savoldi del 97, eccetera, eccetera. Io lo ritrovai nel 99 ancora. Lui gareggiava nella categoria dei senatori, che era la categoria P1, dove si montavano i motori BMW più potenti. Io montavo il 3000 Alfa Romeo, era meno potente, però c'era una maggiore acquisizione di punteggi. Quei tempi ci fu l'aiuto anche del costruttore Osella, che costruì la prima è unica attualmente esistente Osella PA20 con motore Alfa Romeo, appositamente studiata per quei punteggi, per quel campionato. Si costruì questo PA20 che, a differenza della motorizzazione BMW, aveva questo motore Alfa Romeo che ci consentiva di gareggiare in questa categoria dove si guadagnavano più punteggi del motore BMW. La cosa non mi stava molto stretta, mi stava un po' stretta perché obiettivamente mi piaceva correre col motore BMW perché poi vendevo anche BMW. La cosa non è che mi piaceva, però c'era una macchina, un programma, un progetto stabilito appositamente per il campionato, come ho appena detto anche prima. Io seguì questa logica e riuscii a vincere il primo campionato italiano assoluto della montagna. Fu un'esperienza un po', come dire, unica. Perché mi sentivo, ero campione italiano della montagna e non mi sentivo campione italiano della montagna. Devo confidarvi una cosa: un caro amico che si chiama un giornalista, si chiama Albino Talarico. Albino Talarico, io lo devo dire in pubblico, mi disse solo una cosa. Io confidai a lui che non mi sentivo campione italiano e lui mi disse. Queste testuali parole sono passati tanti anni e non me le sono mai dimenticate. Mi disse: tu adesso non ti senti, però sappi una cosa, che ce l'hai cucito addosso e nessuno te lo toglierà più. È Eh vero. beh, sì. Qualunque libro apro, mi trovo lì, camminare. Dovunque vedo una fotografia, mi ricordo quella fotografia lì sopra, campione italiano. Cioè, è uno scudetto che comunque non mi sentivo, però l'ho avuto cucito addosso e nessuno me l'ha più tolto. Questa è una cosa bella che ricordo di questo campionato. Poi, chiaramente, è un'esperienza nuova, una cosa, cioè, mi capitava tutti i giornali, cominciavo a vedere tutti quanti, io a quinta la Gazzetta dello Sport, tutte queste riviste. Addirittura iniziava ad arrivare a quei tempi il calciatore Iaquinta, andavo negli autogrill con le magliette Iaquinta, campione italiano, ecco, feci dei ricami, eccetera, eccetera. Andavo lì mentre prendevo il caffè, magari mi è capitato una volta che il barista mi ha detto: ma voi siete Iaquinta, come per dire, siete quello lì o quello che tira calci? Ecco, per dire, Beh, sono la cosa fu soddisfazioni, molto si simpatica. darebbe Io gli dissi: scusami, orgoglioso. ma perché segui l'automobilismo? Caspita, voi siete Iaquinta, quello che correte in macchina nelle salite? Sì, io conosco perché sono stato, vi ho visto, ecco.
non mi rendevo conto di quello che poteva iniziare a succedere. No? Questo è il mondo delle salite, stare vicino al pubblico, sì, a differenza della pista. È vero. Sei stato uno dei pochi che ha affrontato, come dicevi, tutti i big delle salite, da Nesti a Irlando, da Fagioli padre e figlio, Danti, Zardo, Merli, Schager, Savoldi. Tutti. Ci puoi descrivere in due parole ognuno di questi piloti, sportivamente parlando? E chi di loro ti ha creato maggiori difficoltà, sempre a livello agonistico? Allora, i concorrenti, gli avversari più forti, obiettivamente devo dire che li ho avuti sempre, sempre e ovunque. Difficile dire chi era più forte o non, perché per rispetto dei miei avversari non posso dire uno era più forte di un altro. Lascio decidere a chi mi ascolta chi poteva essere di quei tempi una Caprino Spiazzi, dove Iaquinta arrivava terzo, quarto assoluto, dove c'era Irlando, Schager, Danti, Bologna, Savoldi. Purtroppo ricordo il giorno in cui è morto Fabio Danti, ti chiederemo. Sì, eravamo quel giorno alle prove, eravamo sette, ma erano 15 prototipi più uno, eravamo sette macchine, non si sapeva chi dei sette avrebbe potuto vincere l'indomani, su una strada dove la media oraria era 178 km orari. Attenzione, Caprino Spiazzi, media oraria 178. Ciò vuol dire che a 100 all'ora non si camminava mai. Eravamo su 15 macchine, almeno 7 di noi non si sapeva chi poteva vincere. Potete immaginare che tipo di competizioni ho avuto il piacere di poter fare, disputare e oggi poter raccontare. Io mi vanto di dire di aver gareggiato e avermi giocato sul filo dei decimi di secondo i campionati italiani con Danny Zardo. Anche con Danny, pilota fortissimo, uno dei piloti più forti che io abbia mai potuto conoscere, ma anche il Savoldi. E perché no, Irlando. Irlando dove nell'anno 2000, se non mi fu sequestrata la macchina alle svolte di Popoli, avrei vinto un campionato italiano assoluto su Irlando. Cosa vi devo raccontare? Per il resto potete immaginarlo voi da tifosi e da competenti di queste specialità. Io non, ho poco no, altro da poter non aggiungere. Non posso dire chi è il più forte. No, la domanda non è che... Per esempio io non posso mai augurare a nessuno di disputare una gara e avere in classe Franz Schager. Dove mi dissero degli alti atesini, mi dissero guarda quello lì, meno ci parli e più piano va, più ci parli e quello più forte va, lascialo perdere. Cioè, quindi puoi capire, non ti puoi esprimere, non posso questo. Dire lasci, che per non dire giù. Poi il Fagioli dell'era moderna, ecco, perché poi finito quel periodo trovai il Fagioli, dove con Simone abbiamo disputato tanti campionati italiani insieme dal 2001, 2002 in poi, 2003, dove eravamo lì, ce la siamo giocata io e lui, insomma, tutti forti. Il Fagioli di allora chi è il Fagioli di oggi? Quindi potete immaginare tutto il resto, no? Sì. Sappiamo di una notte in cui hai dormito con Mauro Nesti e che ti ha dato in termini di esperienza tanto, ce la vuoi raccontare? Io ho avuto due maestri nella mia vita, ne ho avuti tanti, diciamo, perché sono sempre stato uno che si è fidato di chi aveva esperienza, sono sempre andato a cercare quello più grande per cercare di capire qualcosa. Però io ho avuto due maestri, uno è Ivano Butti, che ancora oggi ci vediamo spesse volte perché dividiamo insieme la tecnica delle preparazioni, quindi eccetera eccetera. Era il mio caposquadra, il mio compagno di squadra, anche lui correva in macchina e da lui imparai molte cose. Lui a sua volta poi mi fece ricollegare in amicizia con Mauro Nesti, perché lui era amico di Mauro Nesti e di cui io conservo il suo casco originale,
il suo casco originale di Mauro Onesti dei fine anni 70. Lo conservo lì chiuso perché è il ricordo più bello di un campione scomparso poco tempo fa e io lo penso tutti i giorni. Beh, io con Mauro Onesti ho avuto anche la fortuna in quegli anni di cui abbiamo parlato, fra cui quella famosa Capino Spiazzi, come tanti anni è, io ho corso anche con Mauro Onesti. Mauro Onesti era uno che di quei tempi mi stava davanti ancora, cioè voglio dire, ma tanti altri che li dimentico, in questo momento non mi vengono neanche in mente, ma cioè Braconi, signori, Braconi era Regosa, Giulio Regosa, cioè, per non dire il Bormolini, per non dire tutti. Beh, io il Mauro Onesti per esempio mi ha insegnato anche come imparare le strade. In questa nottata in hotel insieme? No, è iniziata così la cosa, però poi ci siamo rivisti nel tempo. Lui non era un pilota tanto facile, dalle comunicazioni facili, sì. Non era un pilota che si faceva capire, non era un pilota che ti portava in macchina. Quindi quella volta che ti portava in ricognizione in macchina dovevi cercare di prendere il più possibile da lui. E da lui imparai un po' la tecnica del memorizzare alcune curve, no? Imparai la tecnica di fare questa curva, perché questa curva, dopo questa curva c'è un lungo rettilineo, quindi questa curva è importante perché questo rettilineo è più lungo di quell'altro, quindi qui devi cercare di rubare tempo. Ricordo alla gara della Monte Erice, ricordo un particolare di Mauro Onesti. Lui aveva la sua Peugeot, mi portò a fare una salita, però lui non scendeva mai dalla macchina, mi disse con la bomboletta, dice, guarda, vai lì, metti un pallino su quel muro lì sopra a sinistra. Io scesi perché fui comandato a fare questa operazione, ma dissi, questo è pazzo, mi fa mettere una cosa lì sopra, e guardavo la strada, dico, ma che c'entra quel coso lì sopra? Non riuscivo a capire. Mettilo lì, ecco, proprio in quel punto lì, mettilo lì. E andai e messi questo pallino. Questa cosa, scappai subito dalla sua macchina e mi fece finire questa salita. Ritornammo giù, ripassammo e dice, vedi quel pallino? Ecco, tu quando vedi quel pallino, di fronte a quel pallino ti devi trovare qui al centro, perché tu, col suo dialetto, perché tu questa curva la devi fare in pieno. E perché la devo fare in pieno? Pensavo io, no? Pensavo che la devo fare in pieno perché questo è un punto di ripartenza per un lungo rettilineo. E allora lui prendeva per strategicamente quella curva, perché era un punto dove rispetto agli avversari si rubava tempo. È da lì che tu inizi a imparare la tecnica vera della salita, perché la salita è una gara di accelerazione, c'è niente da fare. Ci sono quei 3-4 curve che devi cercare di rubare il decimo per poi farlo diventare in secondi all'arrivo. E Mauro proprio mi insegnò a capire quali erano le curve da, come dire, da lavorarci sopra. I punti chiave della gara. I punti chiave. Io ricordo quella gara, guardai quel punto e mi sentivo sicuro perché avevo preso quel punto di riferimento e quella curva per me fu veramente in pieno anche il giorno della gara. Poi chiaramente poi tante altre cose, come per esempio ero piccolino, il Mauro Onesti mi disse, ero giovane e andavo già forte. Mi trovai con Mauro Onesti in un parco chiuso, ricordo, mi sembra la Betone, e gli dissi, sai Mauro, così proprio, ecco, con questa espressione, dissi, Mauro, ma c'ho un dubbio su quella curva, mi confondo su quella. Piglia, mi disse Mauro, mi disse col suo dialetto, ma se tu ti dimentichi di quella curva vuol dire che tu questo mestiere non lo puoi fare, mi disse così col suo dialetto toscano, no? E poi mi aggiunse pure, mi disse che non era logico i tempi che io facevo, perché andavo forte, se avevo questo tipo di problema. Quindi lui mi riportò indietro a farmi capire che il percorso deve sapersi a memoria. Tu non puoi avere un dubbio. Da lui capì che... perché sto parlando di un 20-25 anni fa, non è che qualcuno mi ha insegnato come si fa una salita, non c'è mica un regolamento di come bisogna fare una salita. Mica c'è scritto devi andare, devi fare, devi dire, non se lo capisci da solo, lo capisci, se no. Non è che alla scuola federale ti insegnano come si fa una salita, alla scuola federale ti dicono si accelera, si frena,
la scuola federale la fai, però la salita se non la impari. E quindi da Mauro Onesti capì le cose più elementari, che il tracciato bisognava saperlo a memoria, non bisognava avere il minimo che di dubbio. E quindi da allora io ogni dubbio che avevo, a un momento lasciavo la compagnia, prendevo la macchina, partivo, andavo sul tracciato e mi andavo a togliere il dubbio. Sa quante volte nelle zone partenze fra amici al bar la cosa, arrivo subito, ma io dovevo scappare perché mi aveva preso un dubbio di andare a vedere una curva, un cambio d'asfalto, una frenata, perché non ricordavo dove mi trovavo con la memoria. Queste cose sono nate proprio dalla frequentazione di certi campioni come Mauro Onesti. Poi ho avuto la fortuna di poter dire che ho gareggiato con Mauro Onesti. Come ho avuto la fortuna di aver gareggiato in categorie con Domenico Scola, con i più grossi campioni dell'automobilismo in salita. Perché prima di Mauro Onesti penso che c'era ben poco. A partire da Mauro Onesti ci sono arrivato, ancora oggi sono con Fagioli, quindi vedo queste cose e posso dire veramente di raccontare la storia delle salite. Io ho dato la vita alle salite. Io nel 99 ho avuto paura di non poter correre più in macchina. Io ho dato una vita, la salute all'automobilismo. Io nel 99, mentre stavo vincendo il campionato italiano velocità montagna, ebbi una retinopatia sierosa all'occhio destro, nessuno sa. Io la Fassano Selva, dopo la Fassano Selva, da lì partì direttamente per andare al San Raffaele a essere visitato dal più grosso laserista del mondo, perché ebbi una patologia molto insolita, e una rottura della retina, e durante il campionato, e questa è una cosa che nessuno lo sa, grazie a uno specialista di Castrovilla, di Amedeo Lucende, mi mandò al San Raffaele di Milano, dove fui operato subito dopo la gara di Fasano nel 99 alla retina. L'intervento fu una saldatura molto difficile con il laser, e oggi questo più grosso laserista del mondo tiene nello studio quella fotografia lì di Rosario Iaquinta, dove c'è scritto Campione Italiano 99, perché lui si vanta di aver aggiustato l'occhio a chi guida un'automobile così importante, e la tiene dietro la sua scrivania ancora. E il quindi, tuo dottor Costa, diciamo. Sì, esatto. E quindi, ecco, quindi io ho dato una vita all'automobilismo, e ho dato la mia tutto, e la cosa che mi entusiasma è che ricordo quei periodi. La preoccupazione mia non era l'occhio che non andava bene e che forse non potevo più correre in macchina, non perché poi l'occhio non ci pensavo proprio, il problema mio è che non potevo più correre in macchina. E lui mi diceva poi, non ti preoccupare che questa è una cosa, vedrai, passerà molto tempo però, eccetera, eccetera. Era molto preoccupato perché era una patologia molto insolita. E oggi sto benissimo, quindi vedo 10 decimi, grazie a lui. Quindi posso dire veramente di raccontare la storia dell'automobilismo, quindi il fatto di aver corso con Nesti, con Scola, con Baribbi, ecco, mi sfuggiva Baribbi, per esempio, è uscito fuori in maniera spontanea, un grande Baribbi, Regosa, per dire, posso raccontare tutte queste cose. E gli eroi della nostra infanzia. Forse sono il pilota di allora ancora in attività, ecco, il pilota più di quei tempi ancora in attività, dove può uno di quei pochi che può raccontare veramente dalla storia di Mauro Onesti a oggi. Sì.